A tutti questi discorsi che hanno a che fare col calcio in mezzo a tutti questi grandi campioni, beh, ci voleva anche la grazia di una bella ragazza. E tutti voi in Italia conoscete la mia partner della Ruota della Fortuna, la partner di Vianello, perché la vedete tutte le domeniche a parlare di calcio. Dicono che non se ne intenda molto di calcio, non è mica vero. Io credo che ne sa forse molto di più di Vianello. Vogliamo fare un bel applauso per Antonella Elia? Ma con quei tacchi così alti, cara mia, dovrai salire e scendere, sì, da quelle scale. Ma è normale che io abbia i tacchi, non è, sì, normale, non così che alti e così, così sottili, eh? Se vuoi ti presto le mie scarpe, io metto le scarpe da ginnastica dell'Adidas. Forse sarebbe va meglio. Bene. Okay. Comunque allora, buonasera a tutti. Ecco. Buonasera mondo. Ti sei preparata bene per questa sera? Eh? No, veramente sono preparata così così, però a dire la verità mi avete detto di non dire una parola, perché se faccio una gaffe è molto grave. No, non le farai le gaffe, d'altronde le tue gaffe servono anche per farci ridere un po'. Allora pochettino. Posso parlare? Sì, potrai parlare, però adesso devo parlare io, ecco, perché il tempo passa bene. Veloce. Allora, attenzione, annunci ufficiali, perché naturalmente quando il premio viene dato ci sono delle parole ufficiali se che vuoi, devono essere dette. Se vuoi lo faccio io. No, ma comunque, no, tu vai giù perché così vedi e va conosci bene, da vicino Mike, tutti questi personaggi. Va bene. Ma poi scendere da qui anche se sì, vuoi. Sì, sì, infatti, ma okay, mi metto un po' di lato perché... Ecco, stai attenta a non cadere, per infatti, favore. Grazie. Com'è la salute della nostra nazionale? La mia non buona, quella della nazionale spero ottima. Perché? Che cos'ha l'influenza? Si vede? No, sta benissimo. Ah, bene. No. Ritirano il premio il presidente della Confederazione Brasileira di Football, Ricardo Teixeira. E il terzino dell'Inter e della nazionale brasiliana, Roberto Carlos. Vorrei il filmato, per favore. Bene, e signori. Roberto Carlos, non chiediamo niente. Roberto Carlos? Ma chiediamo della sconfitta di ieri. No, beh, no, complimenti di no, per il gol di ieri. Lui ha fatto l'unico gol. Facciamo gol. I complimenti per questo bellissimo orecchino che porta lì. Ho l'impressione che Roberto Carlos abbia messo la giacca alla rovescia, perché girati un momentino, guardate, c'ha qua il gancetto per appenderlo. L'hai messo alla rovescia la giacca, nell'altro verso. Okay. Manco dirlo, George Weah! Cosa vi dite? Niente? Je crois que c'est... Je crois que... Ecco, lei può parlare. Abbiamo tra le quinte un interprete, in modo che non dobbiamo ripetere due volte la stessa cosa. Ça pèse aussi lourd que le poids de l'Afrique sur la carrière de George Weah. Quant'è l'impatto del peso dell'Africa sulla carriera di George Weah? Moi, j'avais tu compris, eh? Finito. Oui, oui, molto breve è stato. Je voulais juste dire... Je voulais... Tante, eh? Tu veux dire quelque chose? Di vincere la coppa, vero? Ha capito quello che ho detto? Sì, glielo traduci tu poi, sì, va bene. Ok, bravo Weah. Allora, signori, possiamo congedare tutti questi signori che sono venuti qua. Allora, intanto questo premio lo poi, prendo io, direttore. Ce la fai veramente a portarlo, perché è molto pesante. Ecco, è un onore. Ma tu sei muscoloso, portalo sì, là sì, tra sì, le quinte. Allora, vieni un po' qua. Gente, Alessandro Del Piero. Che era un momento molto emozionante per me. Non andate via perché abbiamo una piccola pausa pubblicitaria e dopo ritorneremo con la nazionale dei cantanti, la nazionale italiana dei cantanti. A voi regia. Pare che tu volevi fare una domandina qui a Eros. Lei è la tua grande ammiratrice, lo sai. Cosa gli vuoi chiedere? Ti sei preparata la domandina? Sono preparata la domandina. Ma quante ore vi allenate precisamente? Dove? Ma no, nel senso per giocare a palla. A palla? Cioè a pallone, quante ore di allenamento settimanale fate? Mensilmente saranno 2-3 ore. Ecco, allora, ma senti, se io diventassi una cantante, perché questo è il mio sogno nel cassetto, posso diventare anch'io parte integrante di questa nazionale? Ci viene a massaggiare. Ma stai calmo, io non massaggio nessuno! Oh, lo sappiamo, Eros questo... il grande rubacuori, Mike, carina, ti piace Antonella? No, no, non entra nei particolari, non devi dire niente, non devi dire niente. No, il cuore da un'altra parte. Ecco. Ah, ok. Ma okay, sei signori, fidanzato? Dobbiamo andare avanti, ragazzi, ci vediamo dopo, grazie. Ciao. Blatter deve ritornare fra poco ancora, eh. Allora, vogliamo qua il presidente della Jamaican Football Federation, Captain Horace Borrell.
Horror emergente, la squadra che farà parlare molto di sé. Mike ha qualcosa da dire? Sì, volevo chiedergli dove vogliono arrivare. Where do you expect to go now? Well, we expect to go all the way. In fact, we now have the services of a Brazilian coach, Professor René Simões, whom I would like to ask to stand. Professor Simões, not only Italy, but throughout the world. I hope that we will get the opportunity to do so, and believe me, Jamaica will be a force to be reckoned with in the future. Thank you. Okay, no, volevo tradurre perché altrimenti la frase è troppo lunga. Allora, che noi dobbiamo dire che quest'anno abbiamo assistito in modo particolare a un rigore che fu tirato in occasione di una grande partita che ha fatto epoca, ne ha parlato tutto il mondo, naturalmente, vero? Ne Antonella? Sono a conoscenza. Ecco, ne sei a conoscenza. E allora noi questa sera vorremmo naturalmente premiarlo e in questa occasione tu sarai la madrina. Grazie. Visto che lavori con lui ogni domenica, va bene? Intendiamo parlare del grande rigorista di tutti i tempi, il nostro Vianello, eccolo lì, Raimondo Vianello. Aiutalo Antonella, ha una certa età, non vorrei che incampasse. Vieni. Allora, Raimondo, vieni. Adesso non cominciate male. A discutere no, come no. In trasmissione. Oh. Ecco, senti Vianello, prima dobbiamo far vedere perché ho insistito tanto per fare questa cosa e mi dicevano ma non si può, questa è una cosa seria, una trasmissione seria, non si può fare, ma io ci tenevo perché è troppo divertente. Volete vedere il rigore che ha tirato Vianello? Ne hanno parlato tutti, me lo volete trasmettere per favore? Sì, vediamolo. Si vede poco. In porta era Brolin, mi pare. Brolin, sì, il giocatore del Parma. Ecco. Forse lo possiamo vedere ancora col rallentatore. Col rallentatore, era già rallentatore. Ma adesso era... ancora più rallentato. Ah, più rallentato, capito? Ancora. Ecco, naturalmente ecco. Ha avuto tanti di quegli... Ecco, guardate, vedete? Guarda che roba! Il pallone di qua, Brolin di là. Hai capito? Sei contento? Sì. Ti nominiamo, come lo vogliamo chiamare, hai detto? Se permette, Raimondo, questa confidenza. Questa è una cosa vostra come idea, carina. Senti, ma scusa Raimondo, un po'. Sì. Se permette, noi la soprannominiamo Leopardo del Dischetto. Il Leopardo del Dischetto. Senti, ma scusa, ma tu gli dai del lei? Sì. Non permette che gli dia del tu. Sì. Come? Non permetti all'Antonella no, di... No. Ma perché come? Noi a me siamo... dà del tu, a te deve dare del ma lei. Voi siete ma chi ti credi piano. Di essere tu? Voi... Hai capito? Sì. Mai! No, ma io... Vieni a lavorare con me, non andare sì. Con lui, lavora solo con me. No, sono contento del Leopardo, perché sì, il Leopardo è quello che va lento sì, sì. Verso la preda. E poi credevo che queste macchie fossero dovute all'età, invece no. Sono le macchie di Leopardo, del Leopardo, okay. Sì. Beh, grande il nostro Vianello. Io... Vabbè, vi ringrazio molto, sei stato molto carino. Ma figurati, vado via. Non devi mica andare via, eh. Adesso no. Intanto le ma do il ma lo check non c'è, lo check da... Ah, check anche per te. No, non ho il libretto degli assegni per te. Chiederemo a Velan se ti fa un assegno. Questo è il premio, Raimondino. Sì. Capito, ti diamo questo sono premio qua. Sono molto emozionata. Ecco, premio al miglior rigorista. Grazie. Io oserei chiamarlo la targa geriatrica, gerontologica. Va bene, conservala, eh. Sì, sì. Ci vediamo. Ok. Non rida di queste cose. Mamma mia, mi viene la pelle d'oca a sentirvi sì. Dare del lei, datevi no, del no. Tu, ma fammi sto ma favore. Ma fa che gli puoi affari tuoi. È meglio che interrompiamo, sì. a voi regia per la pubblicità. Una cosa da chiedergli. Sì? Ma è vero che ti hanno fatto una statua di cera nel museo di Madame Tussauds? È vero. Caspita, che bello, eh? Ma lui è un grande giocatore, eh? Sei proprio una star. Sì. E mi simila anche. Bel ragazzo. Ok. Comunque, signori, tante grazie. E anche un sex symbol. Sei contenta di stargli vicino, no? È un sex symbol. È un sex symbol. Ce l'hai la sua fotografia nella tua cameretta? Guarda, c'è sua moglie che ha abbassato gli occhi, come dire, vabbè, perché pur essendo un sex symbol è molto legato ai valori della vita, infatti si è sposato questa bellissima venezuelana. Ti ringrazio. È un bravissimo ragazzo, eh.
È uno dei pochi difetti. Però dobbiamo fare le cose ufficiali. Ufficiale. Bisogna leggere ufficialmente. Vincitore del trofeo d'oro della FIFA. Vince 1995. Il premio FIFA World Player of the Year 95-95 d'oro. George Weah. George Weah, che ritorna per la seconda volta sul nostro palcoscenico. Presidente dell'UEFA, Johansson, che non avevamo ancora incontrato fino ad ora, va bene? Allora, consegniamo il premio. C'è stato un mormorio generale, siamo okay. Sicuri di non averlo incontrato? No, io non l'avevo incontrato ancora. Ok. Allora, vogliamo consegnare questo premio e consegniamo anche questo, lo vogliamo consegnare, molto pesante. Ecco, ce la farà a tenerlo? Pesa una quindicina di chili, Per fortuna Johansson è molto robusto e alto, Mike, dimmi. Non vorrei dire una cosa che non è, ma è la prima volta che un non europeo vince il pallone d'oro. È la prima volta? Sei sicura? Non credo, Ho sbagliato. No. Ecco, dopo che sei stata così brava, tutto lo spettacolo, avevo detto che tu te ne intendi di calcio, sei riuscita a fare una gaffa. Ma io l'ho letto da qualche parte. Probabilmente avevano sbagliato dove l'hanno scritto. Comunque, signori, è giunto il momento di chiudere in bellezza il nostro spettacolo. Vorrei che venissero qui sul palcoscenico tutti quelli che sono stati premiati, i padrini, le madrine, tutti, per favore. Prego, gli allenatori, volete venire su? Ciao, Avelange, un premio anche per lei, al presidente della FIFA. Una targa per Robert Louis Dreyfus. Una targa per Dreyfus anche, ce l'abbiamo? Ecco, qui c'è un'altra per Dreyfus. E poi abbiamo un'altra targa per Lennart Johansson. Anche per lui, dov'è l'altra targa? Eccola qua. Bene. Allora, signori, io credo che possiamo chiudere. Abbiamo veramente avuto una gran bella serata. Vogliamo salutare tutti quelli che ci seguono in tutto il mondo, perché questa trasmissione, come ho detto, verrà trasmessa in tutto il mondo, in molte nazioni, andate in onda addirittura in diretta. Ci rivedremo prossimamente quando questo spettacolo ritornerà di nuovo in Italia. E intanto vi ringraziamo per essere intervenuti qua in teatro per assistere allo spettacolo, ringraziamo tutte le personalità presenti, ciao a tutti e ricordatevi che il calcio è il più bello sport del mondo. Ciao a tutti e allegria! Viva il calcio! FIFA World Player 95.